Ciao a tutti, io sono Marco e questo è il nostro primo video. Tu chi sei? Non me lo ricordo, chi sono io? Sei Salva? Salvatore. Ok, siamo... Perché devo fare il cretino? Ciao! Io sono Salvatore e questo è il nostro primo video e questo è Marco. E qua ci stanno le mosche. Allora, siamo qui e come video introduttivo pensavamo di fare il video 100 domande, il video tag 100 domande. Allora, io ho le domande, adesso le prendo e cominciamo con la prima. Siete curiosi, eh? Cominciamo con la prima domanda. Beh, le prime sono le più facili ovviamente. Allora, nome. Siamo altamente preparati. Nome abbiamo già risposto, andiamo avanti, grazie. Soprannome. Soprannome, abbiamo un soprannome. Cocoon. Cocoon, sì, mi hanno chiamato Cocoon da un bel po' di anni. E io? Tu? Mark. Non ce l'ho. Non ce l'ho, la terza. Poi, numero 3, numero di candeline sull'ultima torta di compleanno. Ma che domande sono queste? Non ho capito. 33. 35. Poi data in cui spegni quelle candeline, settembre. Maggio. Segni particolari. Ho un orecchino. E io poi. Io ho un po' di barba. Ah, anche io. Poi luogo di nascita. Napoli. Storia annunziata, ma vivo a Roma. Pure io vivo a Roma. Altezza. 1,78. Troppo poca per essere detta. Allora, colore degli occhi? Azzurri. Marrone neri. Colore dei capelli, domanda numero 9, marrone neri. Biondi. Occhiali, secondo voi? Io non ce li ho, ma se li metto a volte è meglio. Hai piercing? Questo non è un piercing, no. Assolutamente no. Animali domestici, lana che sta qui. Che cerca di giocare con noi mentre li prendiamo. Poi, domanda numero... Eccola. Ecco, lana. Tatuaggi, numero 13. No. Animali domestici, sempre lana. Due volte. Forse ho sbagliato io. Numero 15, ti piace il tuo lavoro? Sì e no. Sì e no, sì. Allora, numero 16, ti sei mai ubriacato? Sì. No. Ti sei mai innamorato? Sì. Sì. Numero 18, hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì. Sì. Hai mai avuto incidenti in macchina? No. No. Hai mai avuto incidenti in moto? No, perché non ho la moto. No, neanche io ho la moto. Hai mai avuto hai vino bianco o vino rosso? Non bevo vino. Dipende da quello che si mangia. Domanda 22. Coca o Pepsi? Ovviamente Coca. Coca. Lemon soda o aranzoda? Nessuno delle due. Sono entrambe. Caffè normale o macchiato? Dipende dai casi. Normale. Zuccherato o amaro? Ovviamente zuccherato. Zuccherato anche per me. Numero 26, zucchero di canna o zucchero normale? Normale. Normale sempre. Coperta o piumone? Coperta e piumone per quanto mi riguarda. Piumone al massimo. Allora, lasciare o essere lasciati? Essere lasciati. Lasciare. Colore dei calzini colorato, il più colorato possibile. Preferibilmente neri. Numero favorito, così a primo acchitto mi viene il 3. Adesso mi viene il 7. Allora, film preferito? Oh, amo tutti i film, anche quelli brutti. Ogni film è un'opera d'arte e vale la pena di essere vista. Film preferiti non me ne viene in mente nessuno. Ma ci sono film belli e brutti, quello che mi viene adesso è Moulin Rouge con la mitica Nicole Kidman. Citazione, qua potremmo stare anche 10 ore perché non ce ne viene manco non una. Non ne viene neanche una. La prossima volta ce la troveremo scritta. Computer o PlayStation? La domanda 33. Computer. PlayStation l'abbiamo un anno fa, l'abbiamo abbandonata. Computer. Giorno della settimana, il venerdì. Che vuol dire giorno della settimana? Oggi è domenica, non so che sta dicendo. Canzone preferita attuale? Me ne viene in mente una di Malika Yane. Senza fare sul serio. Anzi, mi piace quella ultima di Justin Bieber. Non l'avevo mai sentito. Programma televisivo preferito è la domanda numero 37. Attualmente X Factor. Programma televisivo preferito America's Next Top Model. Mi piace Project Runway. X Factor mi piaceva l'anno scorso, ma oggi, cioè quest'anno i giudici non mi piacciono. Scusate, ogni tanto gioco anche con l'ANA, si mette protesta e non ci fa sentire nulla del video. Telefilm preferito? Oh, ne ho tantissimi. Allora, La signora in giallo, Desperate Housewives, La tata, Pappa e Ciccia,
House of Cards, Gomorra, poi che altro c'è? American Horror Story. A me viene solo al momento Gomorra e La Casa. La Signora in Giallo la guardo, ma non con estrema passione, non sempre almeno. E Desperate Housewives. Allora, cartone preferito, la domanda 39, i Puffi. Carini i Puffi molto, però mi piacciono anche di più i Cavalieri dello Zodiaco. Hai mai notato nudo? No. No. Cocktail preferito, capirotta la favola. Un tempo mi piaceva il B52 senza il fuoco sopra, però. 42 sogni, son detto. Mi piace anche sognare. Sport praticati, una marea. Quasi nessuno. Sport preferito da vedere dal vivo, i tuffi e il tennis. Da vedere dal vivo forse il calcio non è male, anche la pallavolo che è molto attiva. Sport preferito da vedere la TV, i tuffi e il tennis e forse anche la pallavolo. Domanda 46, tu devi rispondere. Sport preferito da vedere alla TV. Se mi dessi il tempo di rispondere invece andare avanti. Gioca un po' con l'ana. Sport vabbè, in TV si vede bene il calcio, la pallavolo non tanto perché è meglio vederlo dal vivo, i tuffi sono molto belli. 46, pasta o pizza? Oddio, perché non tutte e due? Ultimamente pasta. Come ti vedi da qui a 10 anni? Terribilmente vecchio, è totalmente rifatto. Uguale ad oggi. 48, cosa fai quando ti senti giù? Mangio. Anch'io, e si vede. Parolaccia che dici più spesso, cazzo? Forse anch'io. Frase che dici più spesso? Ho l'ansia. Oddio, non me ne viene nessuna adesso. Cosa odi? L'ansia. Cosa odi? L'intolleranza. Chi non sopporti? Gli arroganti. Anch'io. Qual è la cosa più bella che esiste? Anche qui domanda da un milione di dollari, dipende dai momenti, dai contesti, non lo so. Cos'è la cosa più bella che esiste? Sì. Ma forse viaggiare. Anche viaggiare è bello, sì. Ma anche una bella giornata di sole c'ha i suoi motivi di essere bella. A che ora vai a dormire, tra mezzanotte e l'una? Dopo l'una. Destrorso o mancino, la domanda 55. Sinistro. Destro. Segno zodiacale, vergine. Toro. 57, punto debole. Troppo perfezionista? Troppo permaloso? Molto permaloso. 58, il ricordo più brutto. Ne ho diversi, no? Non potrei scegliere. Anch'io, troppo presto per parlarne. Ricordo più bello? Il viaggio a New York per il momento. Viaggio a New York per il momento. La migliore qualità. La migliore qualità. 60. Troppo modesto per dirlo. La migliore qualità. Sto pensando. Non ci pensare. E quando sono in compagnia sono molto allegro. Questo è vero. Il peggior difetto, la domanda 61, sono molto permaloso. È uguale a prima, quindi sono molto perfezionista. 62, qualità che ti riconoscono? Ma forse la generosità. Educato. 63, difetto che ti attribuiscono? Essere perfezionista. Forse permaloso. Siamo ripetitivi. Di cosa hai paura? La domanda 63, io ho paura di tutto, delle malattie in particolare. Ma forse di troppe poche cose. 65, un obiettivo, viaggiare il più possibile. Esatto. 66, il tuo primo pensiero la mattina. Avrò sonno anche tutta la giornata? Allora, 66, il tuo primo pensiero la mattina. Avrò sonno adesso come tutta la mattina? No, guarda, 66, il tuo primo pensiero la mattina. Avrò sonno tutta la mattina come adesso? Ok, è andato. Siamo sicuri? Sì. La vuoi rifare? No, sicuro? 67. E io non devo rispondere? Ah, sì, 66. Che puntata dei Simpson mi vedo la mattina? 67, l'ultimo pensiero prima di andare a letto. Lo so io, avrò messo la sveglia? La sveglia? C'è? La controllo 100.000 volte. 68, la prima cosa che guardi una persona è il sesso opposto. Io guardo il viso, non mi interessa bello vivo, brutto, deve esserci qualcosa che mi colpisce, anche un particolare, anche un pelo, un dente, un occhio, ma una piccola cosa. Forse i capelli. 69, la qualità che cerchi una persona del sesso opposto.
Allora, una persona del sesto posto deve essere per me una persona che mi faccia sentire sereno, a mio agio e anche protetto. Essere una persona tranquilla e che sappia mettere a suo agio le persone. 70, sai cantare? Assolutamente no. Non scherziamo. 71, credi in te stesso? No. Sì. Pensi di essere attraente? No. No. Beh, d'accordo con i tuoi genitori? Saltiamo. 73? Io sì. 74, suoni uno strumento? Sì. Io no. Forte. A che età è il primo bacio? Non me lo ricordo. Neanch'io. Non era così importante. 76, a che età la prima volta? 13, 14 anni? Esagerato, mente sempre su queste cose. Nome preferito? Nome preferito? Nome preferito? Potrebbe essere il primo che mi viene in mente, Christian. Ma adesso mi viene in mente Michele. Nome che odi? Ciro, Pasquale, tutti quei nomi tipici della tradizione napoletana. Così bello Ciro, perché odiato? 78, meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e rimpiangere? 78, meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e poi rimpiangere? Tentare. Tentare. 80, credi nel destino? No. Meglio di no. Credi in Dio? No. Neanch'io. Sangue freddo, sangue caldo? Freddo. Tiepido. Inverno, estate, inverno. Estate. 84, mare o montagna? Mare. Mare. 85, se chiedere scusa? Ni. Sì. Sei permaloso? 86, sì. Non molto. 87, cosa cambieresti di te? La voce. Anch'io forse. 88, hai mai rubato? No. Ah, le caramelle da piccolo. Ami il rischio? 89, dipende da cosa si intende per rischio. Anch'io. 90, sai stare solo? Sì. Sì. 91, sei felice? No. Non lo so. Ritenta. Sei felice? 90? Normale. Né felice né triste. Ah, beh, sì. 92, vuoi avere figli? Sì. Sì. Matrimonio o convivenza? Matrimonio. 94, essere o apparire? Apparire. Ecco. 95, la bella o la bestia? La bella. Anche la bestia. 96, sai abbassare la testa? Non credo che si riferisca a quello, però sì. 97, l'emozione che più ti tocca, il dolore? La sofferenza. Cosa non faresti mai? Uccidere. Forse anch'io. Tre desideri nel genio della, al genio della lampada: i soldi, la salute e la felicità. Non in quest'ordine, come capita. Basta, ci siano tutti e tre. E la pace nel mondo. Certo, lui è Miss Italia. 100, adesso esce Iva Zanetti. Ti sei rotto le palle a rispondere a queste domande? No. Un pochino. Ciao. Ciao, alla prossima.